Sarebbe anche interessante avviare un dibattito fisicamente, ma anche sulla rete, sulla possibilità di organizzare degli scioperi dei consumi. Sarebbe per esempio divertentissimo se il movimento decidesse per una settimana di boicottare tutto quello che è Gimme 5, cioè canale 5, Mediaset e così via. Se per esempio avessimo la possibilità di decretare un crollo dello share, se per esempio per una settimana ci proviamo, non è detto che ci si riesca, poi può darsi pure che si debba correggere in corso d'opera tutto ciò, se per esempio per una settimana non cliccassimo Repubblica.it con conseguenze pubblicitarie su Repubblica.it, noi toglieremmo l'ossigeno ai nostri nemici. Perché sono loro i nostri nemici, quelli che ci vogliono sempre far vivere in questa cultura dell'angoscia, della paura, del terrore, per cui noi non ci si rialza mai, noi non si ha mai il coraggio di dire la verità. Paola l'ha trovata, questa forza, ha trovato questo coraggio, io sono convinto che a breve in tantissimi troveranno questa forza, in loro stessi, grazie a questi esempi. 30 secondi. Anche meno, prendiamo... Prendiamo esempio da un grande uomo per questioni generazionali. Io sono cresciuto anche cantando, per esempio qualcuno forse ricorda Peter Gabriel, che ha dedicato un pezzo a Steve Biko, è morto Nelson Mandela, poi si è fatto Sun City, insomma la musica, la grande musica ha sempre cercato di assecondare certi temi. Adesso noi dobbiamo semplicemente tradurre quelle emozioni, quelle sensazioni in concretizzazione. Adesso lo possiamo fare.